Valentina e siamo l'unico allevamento di maiali allo stato bradato a Norcia e li alleviamo in completa libertà. Dritto per dritto a casa mia e quello lì in pratica è tutto il nostro territorio fino alla fine della montagna. Dalla morte di mio nonno, mio padre decise di vendere tutte le mucche. Attraverso gli anziani della zona lui è riuscito a ricavare la vera razza che c'era qui nel territorio, perché non tutte le razze vivono allo stato brado. E dopo lui ha ritrasferito tutti questi saperi su di noi, su mio fratello e sul mio fidanzato, che adesso ormai lavora in azienda, e abbiamo intrapreso questa avventura. In pratica ci ha colto ovviamente di sorpresa. Noi siamo stati gravemente colpiti già dal terremoto del 24 agosto, con i terremoti poi che sono venuti del 26 e 28 ottobre abbiamo perso le stalle e i capannoni. Siamo in alta montagna, non abbiamo recinzioni e niente, quindi i lupi si sono abbassati e per un anno non abbiamo potuto fare, diciamo, i maiali, in quanto le nascite pratica erano pari a zero, perché arrivava il lupo e mangiava i nostri piccolini essendo indifesi. I grandi sono stati portati su una montagnola accanto, dove ci sono anche le sorgenti delle acque. E ecco, adesso stiamo aspettando che la regione ci dia la delocalizzazione per quanto riguarda il laboratorio, per ricominciare noi la produzione, in quanto adesso ci siamo spostati da un nostro lupo. C'è chi ha voluto prendere la casetta, che in pratica è una soluzione d'emergenza che fornisce lo Stato, oppure se no c'è l'autonoma sistemazione, che è un contributo mensile che lo Stato ti dà per arrangiarti, diciamo, da solo. La soluzione che tipo la nostra è stata prendere il container, oppure i miei genitori di farsi una struttura temporanea veloce. Cerchi di stare dentro un container il meno possibile, perché comunque dopo, ecco, io sono già 2 anni che ci sto e è brutto, perché in pratica hanno dei pannelli bianchi, sembra di vivere più o meno dentro un ospedale. La lotta alla sopravvivenza adesso è difficile, perché comunque non avendo strutture, non hai più la tua quotidianità che avevi prima. Però secondo me, se giovani come me resistessero a questo fenomeno, comunque potremmo avere una vita futura anche dei giovani. Quindi ecco, l'unica cosa è rimboccarsi le maniche, fare da soli e trovare le forze e le possibilità di farlo. Però io dico sempre che i montanari sono tosti, quindi da soli ce la facciamo.